La regione è qui perché sta definendo un piano della portualità turistica e quindi per cercare di avere una rete di portistica efficace ed efficiente di tutta l'isola. Torre Grande rientra in questa rete. Assolutamente sì, rientrano tutti i porti turistici della Sardegna, tutti i porti turistici che sono di titolarità della regione, stiamo facendo una serie di sopralluoghi proprio per conoscere esattamente quelle che sono le criticità e per poterle risolvere. Comune non perderà i fondi, quindi. Il Comune non perderà i fondi perché con efficienza ed efficacia sono certo di spenderà entro la data richiesta che è il 2023. Ma non ci sono mai stati problemi di perdita dei fondi. Parliamo di orizzonti 2022-2023 per la spendita di questi soldi. Però abbiamo parlato anche dei soldi, cioè dei 5 milioni e mezzo di euro che sono finanziati dal mutuo infrastrutture e che dobbiamo spendere per la riqualificazione del porticciolo e per cercare di fare anche dei lavori per sistemare il fondale all'ingresso. Si parte dal dragaggio, appunto. Ma si parte dalla riqualificazione del porticciolo cercando di mettere dentro anche il dragaggio, come sapete sono due progetti distinti, avremo delle interlocuzioni col Ministero dell'Ambiente perché comunque ci sono giustamente dei problemi, delle valutazioni anche da fare dal punto di vista dell'impatto ambientale. A proposito delle marine oristanesi, come procede la vicenda giudiziaria? Non c'è nessuna vicenda giudiziaria in questo momento, noi stiamo andando avanti per la nostra strada, che è la strada che deve portare sicuramente a delle positività per la città. Non c'è nessun problema personale, non c'è nessun problema di alcun tipo. Noi abbiamo fatto una gara, è stata giudicata provvisoriamente, stiamo procedendo. Spero che in tempi brevi il porticciolo possa viaggiare, come detto, in altre situazioni, con una gestione privatistica, sempre con il comune di Oristano che fa la sua parte, col territorio che fa la sua parte, con la regione che fa la sua parte, ma sempre in linea con le leggi, con gli atti che da anni portavano alla dismissione, diciamo, della partecipazione del comune di Oristano alle quote delle marine.